Elia Rossi, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto, benvenuto in questo appuntamento, Il posto delle parole, per il suo libro intitolato Fortunale. Sì. Casa editrice L'Erudita è un marchio di Giulio Perrone Editore, è una casa editrice importante, Giulio Perrone, che con L'Erudita incomincia un percorso diverso. Poco fa Elia Rossi, noi stavamo conversando con il linguista Gianluigi Beccaria e credo che la parola fortunale piacerebbe a Gianluigi Beccaria. È una parola sicuramente non comune, una parola che noi non usiamo, ma la parola fortunale è veramente una bella parola. Ecco, credo che forse abbiamo persino perso un po' il significato di questa parola. Lei sì. che cosa ne dice, Elia Rossi? È una parola che ovviamente a me piace altrettanto, avendola appunto scelta come titolo del mio romanzo. E io l'avevo trovata casualmente in un romanzo di Conrad, in cui appunto il fortunale, per chi non lo sapesse, è un temporale particolarmente intenso, anzi devastante, ecco. E a me piaceva molto, sia per quello che rappresentava in senso fisico, sia per il fatto che ci fosse comunque riferimento alla fortuna, quindi all'impossibilità di governare con le sole proprie forze certe tempeste. Mi piaceva molto questa cosa. Ed è un libro interessante, perché è un libro che racconta anche di altri libri. L'ha citato poco fa già un autore, Elia Rossi, ma è un libro che lo vedremo nel corso di questa conversazione, per i nostri ascoltatori, prossimi lettori, che la storia di Nicola, questo scrittore, è una storia sicuramente molto singolare. Però prima di entrare nella storia, stiamo sulla porta. Lei introduce in esergo due citazioni. Ciò che può apparirti come un gruppo di arbusti può essere il posto dove un leopardo va a nascondersi. Ecco, già qui c'è un senso avventuroso della vita. E poi c'è una citazione di una persona che è sulla bocca di tutti in questi giorni. E ne approfitto proprio. Allora, with my hands in my pockets and my coat collar high, I will travel unnoticed and unknown. So it's fair the well my own true love will meet another day, another time. Chiedo scusa per questa bruttissima pronuncia, ma queste parole straordinarie, al di là del fatto che ha vinto il premio Nobel, sono di Bob Dylan. Come le ha trovate, Elia Rossi, queste parole? Ma io devo dire, sono, adesso non vorrei sembrare uno che salta sul carro del vincitore in queste ore, ma sono un fan di Bob Dylan, insomma, da sempre, mi piace tantissimo, ascolto quasi solo Bob Dylan, e quindi anche nel mio romanzo precedente avevo messo una citazione iniziale di Bob Dylan, perché trovo troppo belle le sue parole, mi sembra che abbiano sempre qualcosa da dire. E rispetto a questa storia mi sembrava che c'entrassero molto, oltre a piacermi, come dire, la chiave con cui raccontava questa sensazione di vagare sconosciuti scappando, ecco. Con le mani in tasca, incontrare un altro giorno, un altro giorno e un altro tempo. Tra l'altro, ieri sera sono andato, ero certo di questa cosa, perché avevo letto la notizia che l'Accademia del Premio Nobel non si era ancora messa in contatto, non era ancora riuscita, meglio, a mettersi in contatto con Bob Dylan. Allora, preso dalla curiosità, sono andato sul suo sito, no? E nemmeno sul suo sito c'è una citazione del premio Nobel, almeno a ieri sera, ore credo 11:30, e credo nemmeno oggi. È nel vero carattere di questa persona, quindi non sta prendendo una posizione, che ne so, chic, oppure di denigrare la cosa, perché lui è così. Sì, lui ha sempre difeso molto la sua vita privata, la sua immagine. Dicono che ancora nelle ultime interviste lui compaia sempre con una parrucca o qualche cosa che lo mascheri, che non lo dia in pasto diretto alle persone che lo ascoltano. E questo penso sia parte del suo personaggio, ciò che lo rende anche così profondo poi come poeta, credo, la mia umilissima opinione.
Elia Rossi, lei tra l'altro ha presentato il libro, credo, al Circolo dei Lettori di Novara proprio la settimana scorsa. Com'è andata la presentazione? Sì, è andata bene, io devo dire mi diverto. Giocava in casa, lì giocava in casa. Sì, questo di sicuro giocava molto a favore, nel senso che ovviamente la maggior parte delle persone erano conoscenti, se non direttamente amici o parenti. E a me, come dicevo prima, le presentazioni divertono sempre molto e questa è stata molto piacevole. Poi c'è un Alessandro Barbaglia che se n'è occupato, che è brillante sia come presentatore di queste cose sia come scrittore, poeta, quindi è stato molto divertente il tutto. E questo libro, ricordiamo, Il Fortunale, di 150 pagine più o meno, è il nuovo romanzo di Elia Rossi. Per gli ascoltatori che saranno prossimi lettori, che cosa racconta questo romanzo? Allora, Fortunale è la storia di un ragazzo che fa l'autore di satira online, quindi si muove in quegli ambienti, forse il più famoso oggi è Spinoza, come sito, come forum, e a un certo punto, mentre sta leggendo questa notizia col pensiero di farci una battuta, scopre che c'è un ragazzo morto in un incidente stradale, soprannominato l'Arabo, non si sa perché, lui non lo sa ancora perché, che è morto proprio mentre stava scrivendo un romanzo sulla vita di Walter Bonatti, ispirandosi ad autori americani come Paul Auster, che è esattamente il romanzo che lui stesso aveva cercato di scrivere senza riuscirci. E questa coincidenza, questa ironia della sorte lo porta a lasciare la sua vita, come dire, rutinaria, fatta appunto di satira e di quel modo di leggere la realtà, per andare alla ricerca di questo mistero che vuole capire. Ed è veramente un libro ricco di mistero, perché c'è una storia nella storia ed è un'altra ancora che si interseca, quindi è veramente molto particolare. Io so di sbagliare, ma non è che uno legge un libro con una predisposizione, che ne so, io lo leggo come se fosse un giallo, lo leggo come se fosse altro, no? Ecco, ogni tanto mi sembrava proprio di precipitare con un'atmosfera un po' giallista, perché c'era veramente questo senso. Elia Rossi ci propone proprio questa storia, questa è l'abilità dello scrittore, tenendoci in sospeso, no? Su queste storie che si formano e che crescono man mano, e dandoci anche una poetica altra, prendendo spunto dal già citato Paul Auster, prendendo spunto da Albert Camus, e sono veramente dei grandi esempi che un po' fanno venire anche un po' di timore anche a chi scrive. Elia Rossi. Certo. Sì, assolutamente. Quello devo dire che mi sono pentito di aver esplicitato quei modelli una volta che il libro l'ho pubblicato, perché in effetti finché ero chiuso in camera mia a scrivere sapevo che avevo quei modelli di riferimento, che ovviamente erano delle aspettative, non dei risultati, mi sentivo abbastanza sicuro. Quando poi il romanzo ha cominciato a circolare nelle mani dei lettori, mi sentivo di essermi esposto un po' troppo, e tuttora sono molto, molto in soggezione di fronte a questa cosa che ho fatto. Ma d'altra parte chi scrive e pubblica poi si espone, no? C'è un atto un po' di chiamiamola vanità, no? È una bella vanità, sì. È certo, naturale, però se con la vanità c'è anche la sostanza e ci sono dei cosiddetti angeli, li vedo un po' come degli angeli custodi, no? Auster e Camus, no? Che sono veramente dei padri nobili della scrittura. Padri nobili, prego. Sì, per me soprattutto, diciamo che Albert Camus è stato inserito più che altro come riferimento intellettuale, filosofico, mentre nel caso di Paul Auster è completamente diverso. Per me è proprio una passione assoluta, credo di poterlo definire il mio scrittore preferito, il mio scrittore di riferimento, quindi non sono riuscito a non rifarmi a lui, perché era proprio per me un sogno, insomma. Questo libro è un libro che racconta, l'ha già citato poco fa Elia Rossi, la misteriosa storia dell'alpinista Walter Bonatti, ed è una storia questa che io credo che sia necessario riprenderla anche dal punto di vista
del romanzo, come in questo caso, perché è una storia che avrà sempre un po' di mistero, avrà sempre un po' di leggenda. Forse è bene lasciarla così, secondo lei, Elia Rossi. Io in questo romanzo l'ho proprio pensato, forse è giusto lasciare quel mistero su Walter Bonatti. Ma penso che sia inevitabile lasciare un po' di mistero su Walter Bonatti, perché soprattutto per quel che riguarda la vicenda del K2 è qualcosa che è avvenuto, come dire, ai limiti del mondo, in una circostanza geografica, fisica, umana, emotiva, estrema, proprio davvero marginale, quindi davvero difficile ricostruire come realmente siano andate le cose. Io devo confessare però che se avessi la bacchetta magica e potessi saperlo, vorrei saperlo, mi piacerebbe tantissimo saperlo. Non è il solo, non è il solo Elia Rossi, ma forse proprio per questo, questa impossibilità di saperlo, perché come diceva lei erano veramente in un angolo di mondo, nella disperazione della solitudine, quindi non c'erano gli elementi di comunicazione che c'erano oggi. Lei fa il sogno dei sosia, Elia Rossi? Ogni tanto le capita? No, non l'ho mai fatto, no. Devo dire che quello è stato costruito proprio in modo molto artificiale. È un sogno che non mi è mai capitato di fare, no. Il tema del sosia mi sembrava inevitabile per la questione un po' dell'alter ego, no? Visto che l'arabo, questo personaggio che il protagonista, di cui il protagonista va alla ricerca, è di fatto un suo alter ego tenuto distante da lui. E quindi dovevo metterci qualcosa che si riferisse a questa dimensione di cosa, ma no, non è una cosa che non ho mai vissuto personalmente. Ed è veramente una cosa molto particolare che lasciamo ai nostri ascoltatori scoprire. Ma questo libro di Elia Rossi, Fortunale, sembra non finire, perché quando arrivi alla fine c'è qualcuno che ti dice la mia storia non finisce qui. Qui smetto di raccontarla a voi, no? E questo forse vuol dire che qualche cosa è nel terreno del non detto, qualche cosa è nel terreno del non scritto. Non dico che qualche cosa potrà esserci una continuazione, ma è bella questa chiusura, con quasi dei punti, come se ci fossero dei punti di sospensione, Elia Rossi. Sì, a me piace molto quando un romanzo ha un po' il tono della confessione personale, di qualcuno che parla dicendo adesso vi dico cose che non vorrei dirvi di me, ma le devo dire perché sono giuste. E in questo caso avevo cercato di tenere il gioco di una persona che, come dire, cedesse alla confessione, ma cercasse di mettere anche dei limiti. Ci sono delle parti della storia che non rientrano nei temi di cui vi sto parlando, quindi queste non ve le confesso. Vi dico tutto il resto, ma questo no. E la continuazione della storia non fa parte di quella confessione, quindi è una parte che il personaggio non può dire, rimane fuori. Il personaggio non può dire, ma non deve, soprattutto, non deve dire, sì. Perché deve rimanere fuori, e quindi c'è qualche cosa poi che illumina, no? Che illumina tutta la storia, che è altro da questo. Non sono solamente quelle famose lampadine, bella quell'idea a proposito di illuminazione, le lampadine dentro lo zaino, no? Quelle tante lampadine che io temevo perché si rompessero, le lampadine dello zaino, ma le lampadine rappresentano qualche cosa nella città degli incidenti. Mi pare che sia inserito in quel capitolo questa figura dello zaino, ed è veramente molto molto particolare. Che cosa ne dicono i suoi lettori, Elia Rossi? Ah, cosa dicono i miei lettori? Questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere. Chi l'ha letto e me ne ha parlato me ne ha parlato positivamente, però diciamo che al momento chi me ne ha parlato ha un rapporto di amicizia, di confidenza con me, quindi insomma non è super partes, ecco. Non è super partes, quindi lo fa per gentilezza, no? Magari chi lo sa, ma in ogni modo bisogna accettarli anche i complimenti, no? Bisogna avere la giusta attenzione anche a questi. Io, prima di salutarci, Elia Rossi, vorrei ritornare. Abbiamo aperto la conversazione parlando di grandi numi tutelari dello scrivere. Abbiamo citato Camus, abbiamo citato Paul Auster, ma in questo libro fanno capolino anche altri autori, ad esempio
tremano le mani, i polsi a leggere da solo questi nomi: Dostoevsky, Bulgakov, Saramago, e poi c'è anche Pessoa, se non ricordo male, vero? Quello straordinario scrittore. Ecco, a quale scrittore lei si riferisce di più, oltre a Paul Auster, a cui ha già accennato? Ha un autore che non compare tra quelli che ho citato, perché quelli che ho inserito, che sono appena stati elencati, sono, secondo me, secondo la mia visione, i personaggi, gli autori del protagonista, che non coincide con me, ovviamente. Certo. Insomma, è una costruzione, una maschera. Io devo dire che ho, come altro autore, ho John Fante, che per me è un altro autore strepitoso. Philip Roth per me è un altro autore di riferimento, però ho ritenuto che, a parte Paul Auster, gli altri fossero autori miei, ma non del protagonista di questa storia, e quindi levato altri autori che ritenevo essere più vicini alla sua personalità. Visto che lei ha citato John Fante, no? Sì. John Fante, molti conosciamo il libro più famoso, Chiedi alla polvere, un libro straordinario, veramente straordinario. Ecco, c'è qualche cosa che lega Chiedi alla polvere a Fortunale? Ma probabilmente il tema, insomma, uno dei temi di Chiedi alla polvere, cioè questa fame di realizzazione attraverso i propri sogni, la scrittura nel caso di Bandini, insomma, è qualcosa che almeno nella prima parte di Fortunale riguarda il protagonista, che sogna di fare qualcosa col suo amore per la scrittura, e poi questo sogno finisce per essere un fallimento. Nel caso di questo protagonista è la satira, che è qualcosa a cui tiene molto, ma che finisce per diventare un manierismo, non una ricerca letteraria. E nel caso di Chiedi alla polvere sappiamo tutti come purtroppo è finita, almeno da un certo punto di vista. Poi dal punto di vista della scrittura ha funzionato per quel protagonista. Per quel protagonista che troviamo sempre sdraiato, sono anni che non ho più preso in mano, sempre sdraiato di fronte a questa straordinaria, bellissima ragazza, non mi ricordo più come si chiama, ed è un vero peccato. Camilla Lopez, veramente bellissima, una delle protagoniste più belle che io abbia mai incontrato nelle mie poche letture. Veramente non puoi non innamorarti di come la tratteggia John Fante. Mentre qui Nicola non è sdraiato su un letto a fumare, ma è al computer che scrive notizie. Sì. e cerca di dare un senso alla propria vita, ma soprattutto un senso anche a quella degli altri, come abbiamo avuto modo di raccontarci. Prima di salutarci, Lia Rossi, qual è il libro invece che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, adesso mi ripeto, sto rileggendo la trilogia di New York di Paul Auster, casualmente, non è che ho appena parlato, in questi giorni stavo rileggendo quella, casualmente. Ed è una bella cosa, la casualità del caso quando succede. Noi intanto ringraziamo Elia Rossi, ricordiamo. Grazie a voi, è stato un piacere. E il libro che abbiamo attraversato si chiama Fortunale, l'erudita casa editrice di Giulio Perrone, per l'appunto l'editore romano. Grazie ancora, Elia Rossi. Grazie a voi.